di personalità. Perché è molto importante rendersene conto se vogliamo liberarci, se vogliamo uscire fuori, insomma, da situazioni negative di questo genere che possono comunque offuscarci, che possono rovinarci di fatto la vita. Quindi quali sono i segnali che hai a che fare con una persona malvagia? Allora, cerchiamo di capire un attimino come stanno le cose. Allora, intanto dobbiamo dire che riconoscere una persona malvagia non è sempre facile, talvolta è complicato, talvolta è difficile. Questi individui possono nascondere abilmente, infatti, le loro vere intenzioni, possono nasconderle dietro a un comportamento affabile, possono sembrare affabili, possono sembrare, diciamo, anche persone buone, possono sembrare, diciamo, innocue e invece poi magari hanno della malvagità dentro. Tuttavia ci sono dei segnali che è possibile riconoscere, sono spesso segnali sottili che ti fanno capire che hai a che fare con una persona malvagia. Questi segnali possono rivelare la loro vera natura. Ci sono degli indicatori che tu devi prendere in considerazione. Ovviamente il punto fondamentale per riconoscere chi hai a che fare, per riconoscere chi hai a che fare con una persona malvagia, il punto fondamentale è avere il giusto meccanismo di difesa. Cosa vuol dire avere il giusto meccanismo di difesa? Vuol dire che prima di innamorarti, prima di coinvolgerti, devi cercare di capire esattamente come vanno le cose, devi cercare di capire esattamente, diciamo, senza avere la fretta di coinvolgerti. Quindi noi dobbiamo avere questa capacità di evitare di coinvolgerci con una persona della quale non siamo sicuri. Questa è la prima difesa, è una difesa fondamentale, perché se tu non hai questa capacità di cogliere, di capire se con chi hai a che fare, non riesci a verificarlo, beh, diventa veramente complicato, no? Rischi di prendere lucciole per lanterne. Salutiamo la nostra Chiaretta Palma. Quindi questi sono punti fondamentali, no? Questi, cioè, e credo che sia veramente importante, perché quando noi ci innamoriamo di una donna o di un uomo, fondamentalmente, che poi le persone malvagie, salutiamo China, le persone malvagie possono essere sia donne sia uomini. Quando noi ci innamoriamo, spesso mettiamo le fettine di prosciutto sugli occhi. Cosa significa mettiamo le fettine di prosciutto sugli occhi? Che purtroppo nell'innamoramento, normalmente perlomeno, cosa succede? Succede che la parte logica, diciamo, la parte logica prende il sopravvento sulla parte emotiva, e quindi questo vuol dire che praticamente, cioè, la parte emotiva prende il sopravvento sulla parte logica, e questo ti porterà, diciamo, a non avere dei grossi. Salutiamo anche la nostra bravissima pittrice Betty Kotich, la nostra bravissima pittrice. Questo ti porta, diciamo, porta semplicemente a non poter ragionare. Quindi, quando sei innamorato, lo dicevano anche le nostre nonne, ci sono le fettine di prosciutto sugli occhi. E quindi l'unico meccanismo di difesa che tu puoi mettere è quello di attendere ad innamorarsi, perché poi una volta che sei innamorato è difficile gestire le cose. Un po' come dire, se tu hai un dente con l'ascesso, non è che quando hai l'ascesso hai tanto margine di cosa, devi farti prima passare l'ascesso. Quindi nello stesso modo, quando sei innamorato, devi prima farti passare l'innamoramento, perché se non ti fai passare l'innamoramento, poi diventa difficile, no? Ovviamente, diventa veramente difficile
ottenere dei risultati. Questo io credo che sia un qualcosa che devi prenderlo in considerazione. Serve pazienza, serve tempo, serve avere la capacità di gestire la propria emotività. E in questo video voglio darti dei consigli, in questo video voglio darti dei suggerimenti che penso potrebbero esserti molto utili per evitare, diciamo, di prendere delle grosse cantonate fondamentalmente. Allora, il primo punto, la prima cosa che tu devi osservare quando incontri una persona è il suo comportamento, come si comporta nei tuoi confronti, ma come si... Oh, salutiamo la nostra Sissi! Bentornata, bentornata la nostra Sissi che era stata legata e messa in cantina da Pippoli. Pippoli l'ha messa in cantina. Quindi, la prima cosa è osservare il comportamento. Quindi, osservare il comportamento è un punto molto importante, è un punto fondamentale. Osservare, ad esempio, se si manifestano delle manipolazioni costanti. Le manipolazioni costanti sono delle cose che ti rovinano fondamentalmente la vita. La manipolazione costante che cos'è? Le persone malvagie sono maestre nella manipolazione. E quindi dobbiamo rendercene conto e quindi renderci conto che queste persone in qualche modo vogliono distruggerci la vita. Che cos'è la manipolazione costante? La manipolazione costante è un comportamento sistematico in cui una persona malvagia, sia essa narcisista, potrebbe anche non essere narcisista, perché ricordiamo che ci sono anche delle persone ciniche, ciniche bari. Miriam, anche Miriam, e salutiamo tutte le persone. Quindi questo è un punto importante, no? Tra l'altro avete visto che ho intervistato la bambola? Sì, ci sono gli shorts e i video brevi sulla bambola, vagli a vedere. Vai subito a vedere sul canale Massimo Tramasco, ho fatto un'intervista, ci sono degli shorts ma anche dei video brevi sulla bambola. Quindi abbiamo la nostra bambola, ah, l'ha visti Betty, ecco. Quindi la manipolazione costante è quindi un comportamento sistematico in cui la persona manipolatrice, salutiamo la nostra Chiara Palma, in cui la persona manipolatrice cerca di controllare e influenzare gli altri per ottenere ciò che desidera. Questo può avvenire attraverso una varietà di tattiche, ma sono tutte tattiche progettate per confondere, sono tutte tattiche per sminuirti, per dominarti. Quindi una delle cose fondamentali che utilizzano i narcisisti, ma utilizzano anche, come possiamo dire, i non narcisisti, è comunque il gaslighting, no? Quindi cercare di mettere in dubbio la tua percezione della realtà, ad esempio dicendo frasi tipo: ah, tu questa cosa qua te la sei immaginata di sicuro, stai esagerando con tutte le cazzate che dici, stai esagerando. Un po' come dire, uno potrebbe dire alterare, oppure persone che cercano di alterare la realtà, no? Cercano di modificare la realtà. Io vado a Monte Carlo con il principe, no? Questo è un fatto vero, cioè era per dire: no, ma la nostra Rosy va veramente a Monte Carlo col principe, non, la settimana prossima ci farà un report fotografico, la nostra Rosy va, sapete, a Monte Carlo con il principe e quindi noi siamo con il re, anzi con il re, e quindi ci farà sto report fotografico e vediamo un po'. Io ho chiesto se posso fare l'intervista al re, non lo so, vediamo. Perché è morto un re, viva il re! È morto il re, viva il re! Quindi, è morto il re, viva il re significa che appena un re muore, istantaneamente c'è l'altro. Quindi, questo è interessante. Quindi, un'altra cosa, che fa sempre parte delle manipolazioni è la colpevolizzazione, no?
Il narcisista usa i sensi di colpa per far sì che tu, in quanto vittima, ti senta responsabile per i suoi problemi, per i suoi comportamenti. Ah, ecco, questa è una frase, ascoltate, questa frase è la frase: se tu mi amassi davvero, non mi fareste arrabbiare così. Se tu mi amassi davvero, non mi faresti arrabbiare. Se tu mi amassi davvero, non faresti quello. Quindi, quando uno ti dice così, tu dici semplicemente: ma chi cazzo ti ama, brutto cretino? Questo è un punto fondamentale. Poi, ad esempio, un'altra cosa che spesso utilizzano le persone manipolatori è beh, sì, certo, ma i genitori sono persone malvagie spesso nei confronti dei figli. Perché salutiamo Antonella Depi, grazie Antonella di essere qua presente con noi. E poi un'altra frase, cioè altri atteggiamenti manipolativi sono le triangolazioni, no? Quindi, ma triangolazioni non soltanto per suscitare gelosie, ma anche per seminare zizzagne, per seminare zizzagne. Un'altra cosa che fanno spesso queste tipologie di persone, no? Ad esempio, parlare, diciamo, in modo poco lusinghiero di te, cercare in qualche modo di svilirti, cercare in qualche modo di squalificarti. Quindi, tra l'altro, la svalutazione e la idealizzazione è un qualcosa che alternati generano dipendenza. Perché pensate un po', voi esseri umani siete molto strani, voi esseri umani siete davvero strani. Perché vi coinvolgete su persone che alternano idealizzazione e svalutazione? Cioè, oggi ti fanno sentire, come dire, bella, domani una cessa. Oggi ti fanno sentire in un modo, domani ti fanno sentire in un altro. E quindi voi esseri umani siete strani. Noi Elohim abbiamo caratteristiche un po' diverse. E io, ad esempio, sono costante nel dire che, come dire, che Chiara è giovane, bella e Sissi è bruttarella e vecchiotta. Non è che un giorno dico in un modo, un giorno dico in un altro. Ho la mia costanza nel dirlo. E quindi un giorno ti possono trattare come se fossi la persona più importante del mondo, ad esempio come un re, trattarti come un re. E il giorno dopo, diciamo, farti sentire inutile fondamentalmente. Questo è un altro punto fondamentale. Quindi un altro meccanismo che utilizzano molto spesso. Oh, abbiamo Rosi. Un altro meccanismo che utilizzano la donna del re. Adesso sarà la donna del re. È stata la donna ospedaliera, è stata questa, adesso è la donna del re. Perché sapete che adesso, se Rosi riesce, mi farà avere un'intervista con il re. Non diciamo ancora il re di quale regno, perché per privacy, però un re vero, non un re finto. Quindi vediamo se la nostra Rosi avrà imparato le strategie di seduzione femminile e riuscirà a farmi avere l'intervista col re, perché sappiamo che sabato prossimo avremo la nostra Rosi a Monte Carlo a cena col re, per cui dovremo vedere se riuscirà ad avere questa intervista col re, perché sapete, i re sono un po' riservati, non concedono interviste, diciamo, non concedono interviste così, diciamo, però vediamo se la Rosi saprà sedurre, e quindi farò l'intervista col re. Quindi dobbiamo anche prendere coscienza delle tattiche di manipolazione e dei loro effetti. È il primo passo, diciamo, per difenderti. È la prima cosa fondamentale se riusciamo a difenderci. Quindi dobbiamo imparare a stabilire dei confini chiari. Ma non è un emiro, che emiro di emiro, è un re molto meglio,
La Rosi non si abbassa a quei poveracci degli Emirati Arabi, non si abbassa la Rosi ai poveracci degli Emirati Arabi, neanche a quel povero disgraziato di Cluny. Qua abbiamo un re vero, un re della vecchia Europa, un re della vecchia Europa. Allora, un re della vecchia Europa, abbiamo la Perotti che è reduce dall'intervista, abbiamo un re della vecchia Europa. Allora, quindi dobbiamo imparare a riconoscere i segnali. Quindi, come difendersi quindi dalla manipolazione? No? Perché la manipolazione è la prima forma in cui la manipolazione è la prima forma in cui diciamo, le persone possono, la prima cosa, no, che fanno le persone malvagie. Beh, intanto prendere coscienza delle tattiche di manipolazione e dei loro effetti su di te è il primo passo per difenderti. Stabilire dei confini chiari, imponi limiti precisi su ciò che sei disposto a tollerare e ciò che non sei disposto a tollerare. Non prendere il loro comportamento come un qualcosa di personale, non prendere. Ma che immaginazione e immaginazione, la nostra Rosi, ma che immaginazione e immaginazione, la nostra Rosi non immagina niente, il re ci sarà, questi soliti maldicenze, che immaginazione e immaginazione, la nostra Rosi nessuna immaginazione, no, 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 la nostra Rosi va a Monte Carlo e questo è un punto fondamentale. Poi quindi non devi prendere il loro comportamento sul personale. Ricorda che il comportamento manipolativo riflette i loro problemi interni, non il tuo valore. Questa è una frase che dovresti segnarti. Rosi, prendi appunti. Rosi, prendi appunti. Ricorda che il comportamento manipolativo riflette i loro problemi interni, non il tuo valore. Prendi appunti, Rosi! Mi fa piacere che io do ordini alla donna del re, do ordini alla donna del re, sono più importante del re. Scrivi, Rosi! Donna schiava, lava e... Allora, quindi, ricorda che il comportamento manipolativo riflette i loro problemi interni, non il tuo valore. Questo è un punto fondamentale. E poi abbiamo la pratica dell'autocura, dedica del tempo a te stesso, a te stessa per rafforzare la tua autostima, il tuo benessere emotivo, un punto fondamentale. Quindi la manipolazione costante di queste persone abbiamo capito come funziona ed è il primo punto. Poi il secondo punto che ti fa capire che hai a che fare con una persona malvagia è la mancanza di empatia. Cari amici, care amiche, devo dirvi che la mancanza di empatia, la mancanza di empatia, diciamo, che cos'è la mancanza di empatia? La mancanza di empatia è il fatto che riconoscere una persona malvagia non è molto facile, ma noi abbiamo dei segnali che possiamo diciamo trovare. Quindi la mancanza di empatia è uno di questi. E quindi dobbiamo renderci conto, la mancanza di empatia è una caratteristica comune delle persone malvagie, è una caratteristica anzi, le persone malvagie hanno una totale mancanza di empatia, hanno una totale mancanza di empatia. Le persone malvagie, questo è un punto fondamentale da tenere presente. Che cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di comprendere e condividere i sentimenti degli altri. L'empatia è un processo, direi emotivo e cognitivo, perché è un processo emotivo e cognitivo e diciamo. E tra l'altro, quando una persona, diciamo, l'empatia può anche essere suddivisa in tre categorie principali che dobbiamo prendere in considerazione: l'empatia emotiva, cioè la capacità di comprendere le emozioni profonde delle altre persone, poi l'empatia cognitiva, che è la capacità di comprendere, diciamo, in modo
come vogliamo dire, la parte logica e il ragionamento. Salutiamo Barbara Cocco, Cocco Fresco, Cocco Bello. C'era quella canzone che diceva Cocco Fresco, Cocco Bello, Cocco, Cocca agli uomini, Cocca alle donne, Cocca ai gay. Adesso non mi ricordo più, c'era una canzone, vabbè. Quindi abbiamo l'empatia cognitiva, che è proprio questa capacità di comprendere proprio la parte logica, e abbiamo anche l'empatia istintiva. L'empatia istintiva è quella che viene detta alchimia, no? L'alchimia, la chimica, quella che viene definita chimica. Quando dite avete chimica, cioè trombate bene con qualcuno, è perché praticamente. Saluto zio Dash. E perché quando avete empatia istintiva trombate bene con qualcuno? Sabata Monte Carlo, abbiamo la nostra Rosi, ma non Sabata Monte Carlo dal re. Ragazzi, Sabata Monte Carlo dal re, oh, uè, mica da Ciccio Ciccio, Micio Micio Bau Bau. Sabato dal re, dal Monte Carlo dal re. E tra l'altro vi anticipo che forse la nostra Rosy riuscirà a convincere il re a rilasciarmi un'intervista. Ah, uno sceicco, va bene anche lo sceicco. Comunque, va bene anche lo sceicco, basta che mi rilascia l'intervista. Faremo un'intervista via Skype con lo sceicco. Oppure, se vuoi, io guarda, piglio la macchina, un'oretta sono lì a Monte Carlo, gli faccio l'intervista in diretta. Tanto qui un'oretta vado e vengo. Allora, quindi questo è la mancanza di empatia, è un punto fondamentale. La mancanza di empatia si manifesta quando una persona non riesce a comprendere o a condividere i sentimenti degli altri, no? Questa carenza può avere diverse cause, può variare in gravità. Alcuni individui possono essere completamente privi di empatia. Possono essere completamente privi di empatia, mentre altri possono avere solo una capacità limitata. Quindi la mancanza di empatia è spesso associata proprio a persone fredde, persone, diciamo, persone gelose. Esatto, un'oretta e via, non mangio neanche la cena. Non, digli Rosy, che non mangio neanche la cena. Vado, faccio solo l'intervista e. Parlo francese, sì, je parle français, j'étudie le français, je m'appelle Maxime, comment ça va, comme si, comme ça, je m'appelle Maxime, comment ça va-tu, comme si, comme ça, quindi, je parle français, allora, quindi, n'est pas problème parler en français. Allora, quindi abbiamo. Ma poi ci avrà un cazzo di interprete, sto re della minchia, no? Ce l'avrà un cazzo di interprete, sto re di merda. Allora, comunque andiamo avanti. Vediamo i segnali di mancanza di empatia. Allora, ad esempio, l'indifferenza verso il dolore altrui. Ecco, questo è un segnale. Se questa persona è indifferente verso il dolore altrui. Comment ça va très bien, merci. Ritorno a giocare a poker. Questo è un punto assenza le critiche insensibili. Ad esempio, fanno dei commenti crudi o offensivi. No, ma non ti preoccupare, un interprete lo trovo io un interprete. Tanto lì a 20 miglia, Rosy, a 20 miglia c'è pieno, a 20 miglia c'è pieno di. Come si chiamano? Di profughi del Niger, di profughi della cosa. Prendo un profugo lì, gli do 3 euro, lo porto a Monte Carlo e lo faccio fare il traduttore. C'è pieno lì. Pensa che si aggrappano anche i treni, si aggrappano anche i treni. Io mi carico in macchina un tunisino, che parlano, quelli parlano italiano e parlano francese, mi carico in macchina un tunisino. Porto qualche straccio, diciamo, e va benissimo come interprete, va benissimo come interprete, il piglio tunisino, il tunisino, un algerino, un tunisino, un sans-papier, come dicono i francesi, però
Mi prendo un sans-papier e come interprete va bene, va bene. E prendo un sans-papier. Lo carico in macchina, prendo un sans-papier. Mi carichi in macchina un sans-papier, quello sa l'italiano e sa il francese e va benissimo. Tanto poi gli dico che anche che è, diciamo, il mio attendente, non posso presentarmi al re senza un attendente, quindi vengo lì con l'attendente. Allora, comunque abbiamo, ad esempio, abbiamo l'assenza di supporto emotivo, no? Poi il comportamento egoistico, no? Un comportamento egoistico si concentrano esclusivamente sui propri bisogni e desideri, senza considerare gli effetti delle loro azioni sugli altri. Ah, Lamborghini, vabbè, ma io vengo con la 500 vecchia e ci scrivo Lamborghini sopra, tanto qui non se ne accorgono. Io ho la 500 vecchia, ho ancora la 500 degli anni 60, Rosy, ma gli metto una bella scritta Lamborghini sopra e siamo a posto. Io ho ancora la 500, quella anni 60, ti ricordi? Quella 500 con la levetta. Ho la 500 con la levetta, diciamo, a manovella, no? Che tiri su la cosa. L'ho comprata nel 1960 e quindi ci scrivo però Lamborghini sopra. Se vuoi ci posso scrivere anche Ferrari, tanto la mia cambia, cioè posso metterci Ferrari, Lamborghini, è cangiante. Quindi ci posso mettere, se vuoi Lamborghini, Lamborghini, vuoi Ferrari, Ferrari, non c'è problema. Ci scrivo anche Ferrari se vuoi, anche Ferrari, Porsche, Lamborghini, tutte e tre ce le metto. Tanto quelli non si accorgono, il rumore lo fa lo stesso perché ha la stessa alla marmitta bucata, quindi sembra una 500 ma fa il rumore di una Porsche, senza cosa, fa un rumore della Madonna, per cui va benissimo, loro non se ne accorgono e io ci scrivo Lamborghini. E via così, quella senza marmitta fa un casino della Madonna. Quando mi sentono arrivare, dicono: cazzo, questo arriva con l'elicottero privato. Invece no, arrivo con la 500, no? Arrivo con la 500, pensano che arrivo con l'elicottero privato, la marmitta bucata, fa un bordello della Madonna. Diranno: questo arriva con l'elicottero. Invece no, poi la cosa. Ecco, comunque, quindi dobbiamo tenere presente questo, no? La mancanza di rimorso è un'altra caratteristica, diciamo, di questa tipologia di persone, quindi dobbiamo tenere presente questo. Poi, che cosa abbiamo? Poi abbiamo un'altra caratteristica, che sono le bugie, ecco, le bugie patologiche. Ecco, le persone manipolatrici dicono bugie patologiche, cioè mentono anche quando non ci sarebbe il caso di mentire. Questo è un comportamento interessante. Le persone manipolative, le persone malvagie, diciamo, hanno la bugia patologica. Cos'è la bugia patologica? Perché uno potrebbe dire una bugia, diciamo, per una motivazione specifica, no? Allora potrebbe avere il senso, no, dire una bugia. Invece è la bugia patologica. La bugia patologica è il fatto che questa tipologia di persone mentono anche quando non è necessario mentire. Cioè mentono per essere al centro dell'attenzione. Si chiama anche mitomania, perché è un comportamento compulsivo, ripetitivo a dire bugie. Cioè, questa tipologia di persone malvagie mentono senza un motivo, è una, diciamo, in modo compulsivo, ripetitivo e costante. E queste bugie, tra l'altro, non sono motivate da vantaggi o da necessità urgenti, no? Perché una persona che ha dei vantaggi e delle, diciamo, necessità urgenti, tu capisci che può mentire. Dice, vabbè, ma ha detto una bugia perché c'ha questo motivo. Invece no. La menzogna avviene senza un motivo, senza un motivo. Non sono mitomani, no? Raccontano delle cose che non sono vere. Le persone che mentono in modo patologico spesso fabbricano delle storie elaborate, no? Fabbricano delle storie elaborate che possono in alcuni casi sembrare veritiere, in alcuni casi si percepisce
lontano un miglio, no? Che sono farlocche. Si percepisce lontano un miglio che sono storie far... Salutiamo Roxy. Si percepisce lontano un miglio, ecco, per il semplice compiacimento di dire una bugia. E quali sono le caratteristiche delle bugie patologiche? Beh, intanto che hanno una frequenza elevata, cioè sono bugie che vengono dette regolarmente e con una frequenza elevatissima, praticamente tendono a raccontare balle senza un vero motivo, fondamentalmente. E questo comportamento diventa una parte integrante della loro vita. La loro bugia, diciamo, creano una realtà virtuale, una realtà fittizia che diventa parte integrante totalmente della loro vita, no? E c'è la mancanza di un motivo, poi. Spesso queste bugie non danno un chiaro beneficio per chi le racconta. Non sono necessariamente dette per evitare problemi o per ottenere qualcosa, ma sono raccontate per il gusto di mentire, di creare una realtà parallela, di creare, diciamo, una proiezione di quello che vorrebbero avere e che non hanno. Cioè sperano di creare, sì, di creare una realtà virtuale, di creare una realtà virtuale, una realtà ideale che concretamente non riescono ad avere. E allora questa fantasia, diciamo, gli permette di crearsi, di viversi questa realtà che in realtà non riescono a vivere, perché quando la loro immagine ideale, tragica, diciamo, quando la loro immagine reale è tragica, la loro immagine reale è scadente, diciamo, li fa soffrire, come fanno a uscire dalla sofferenza? Creano una realtà virtuale, una realtà ideale che non esiste, diventa una loro fantasia. Però poi fantasia e realtà si mescolano, fantasia e realtà si mescolano e quindi non riescono a distinguere poi talvolta, no? Più che cos'è la bugia e che cos'è la realtà. Perché se uno dice costantemente bugie, queste bugie in realtà diventano la loro realtà fondamentalmente. E quindi un'altra caratteristica è che tendono ad essere molto elaborate, dettagliate. I bugiardi patologici creano delle storie intricate, che talvolta però si fregano un po' per la memoria, si fregano un po' per la memoria e non riescono più a dire: oh, abbiamo Carmine, ah, il nipote, bene, bene. Abbiamo il nipote di Carmine, il nipote, un saluto, come si chiama il nipote? Come si chiama il nipote? Salutiamo il nipote di Carmine, la bambola, si chiamerà la bambolina, si chiamerà la bambolina, la bambolina si chiamerà, la bambola e la bambolina. Ah, David, David, David e la bambolina. Scherzo, ovviamente, l'unica bambola certificata è Carmela, Carmine. Quindi cadono in incoerenze e in contraddizioni. Un'altra caratteristica del bugiardo patologico è, diciamo, la facilità di mentire, cioè mentono continuamente. Quali sono le caratteristiche? Beh, intanto i bugiardi patologici hanno una bassa autostima, hanno un'autostima sotto i piedi, hanno una bassa autostima. E questa bassa autostima... Diciamo, le persone con bassa autostima possono mentire per sentirsi meglio con se stessi o talvolta per attirare l'attenzione e l'ammirazione degli altri. Cioè, un forte desiderio di essere al centro dell'attenzione può spingere alcune persone a inventare storie, no? Si inventano delle storie che li pongono sotto i riflettori, cioè hanno questo bisogno di inventare delle storie che talvolta sono delle storie incredibili. Raccontano storie che sembrano troppo belle o talvolta troppo drammatiche per sembrare vere, e però ci sono molte incoerenze, no? Se confrontati i dettagli delle loro storie vengono fuori, no? Quindi possono reagire, diciamo, hanno un comportamento compulsivo, cioè è più forte di loro. Quindi evita di cadere nella trappola di queste storie, mantieni una certa distanza emotiva e non credere, diciamo, a tutto ciò che ti dicono senza prove concrete, ovviamente. Quindi, se non ci sono delle prove concrete, non credere, diciamo, alle persone, non credere, diciamo, questo è un punto fondamentale. Impara a capire, insomma, dove finisce la bugia.
è dove inizia la realtà, anche se in questi casi di realtà ce n'è veramente poca. E poi abbiamo comportamenti irascivi o vessatori, talvolta le persone malvagie possono avere degli scoppi d'ira incontrollabili, mostrare un comportamento vessatorio, possono essere critici, denigratori, insomma, ci sono tutta una serie di cose che potete prendere in considerazione. Quindi rabbia costante è un segnale, diciamo, comunque di una persona che ha un carattere malvagio. E poi abbiamo, diciamo, l'assenza di responsabilità è un altro punto fondamentale, e questo è un punto fondamentale. Quindi chiudo perché alle 16:30 ho programmato un'altra live che farò, perché oramai l'ho programmata, quindi oggi vado un po' di corsa, mi sono dilungato. E tra 5 minuti ci sarà un'altra live, quindi non scappate.